Eccolo Stefano Mai ragazzi, ecco tutti quanti in carica in pantalzini nel canale, un'altra bella serata insieme, un bel mercoledì da gustare in compagnia con tante novità, soprattutto che riguardano Depay e poi qualcosina riguardante anche Rabiot e vi invito ovviamente a tranquillizzarvi su queste trattative perché non è detto che anche quella di Paredes salti, nonostante che Rabiot appunto si sia bloccato tutto per andare al Manchester United. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stefano Magno vi ringrazia davvero di cuore di essere qua con lui. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, partiamo prima dalla nota lieta, perché ovviamente la tegola Rabiot dà fastidio a tutti, siamo tutti spazientiti e molti di noi anche dopo una reazione di pancia abbiamo detto lo vogliamo in tribuna, oppure se non vuole stare in tribuna mandatelo all'Under 23 a umiliarlo. Un po' davvero da fastidio perché comunque era tutto fatto. Mamma Veronica ha insistito a provare a portargli 10 milioni di ingaggio e ovviamente lo United, cioè che non cammina neanche in acque così buone, non avendo vinto una mazza l'anno scorso e soprattutto non essendo neanche arrivato in Champions League, è arrivata quinta o sesta, quindi non è fattibile per loro. E infatti loro hanno già virato verso Pulisic, stanno già provando a prendere un altro profilo perché Rabiot ovviamente costa troppo. Il cartellino non era neanche tanto proibitivo perché io già 16 milioni chiudeva, 16, 17, 18, ma l'ingaggio è assurdo, cioè non so, anche solo 7 milioni più bonus si chiudeva, 7 e mezzo, ma 9, 10 ragazzi, per un giocatore che non è neanche titolarissimo con la Juve. Ok, sì, è comunque un buon appeal perché Deschamps lo vede come faro del centrocampo ed è un titolare inamovibile. Però effettivamente il rendimento non può, diciamo, giustificare un ingaggio di quel tipo. Però ecco, ridicevo, Paredes potrebbe arrivare indipendentemente dal suo addio o meno, anche perché comunque lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto. L'unica cosa che devi avanzare è l'ingaggio e probabilmente anche dando via Rovella non copri comunque l'ingaggio che dai a Paredes. Quello è forse l'unico intoppo. Però mi aspetto almeno un investimento della Juve in questo mercato di parametri zero, che adesso abbiamo soltanto investito soldi non nostri, cioè provenuti da altri introiti, quindi non lo so, vediamo. Per Depay, ecco, l'accordo è stato trovato, quindi siamo sul giocatore, quindi quelli che sono venuti a scrivere cosa stai dicendo, ti sei inventato, dove è finito Depay, lo stiamo aspettando, devono un attimo aspettare perché è fatta, c'è l'accordo tra il giocatore e la Juve, quindi lui vuole solo venire da noi, sta aspettando che il Barcellona decida cosa fare, se liberarlo senza un soldo oppure con questi 2 milioni di uscita. Soltanto quello, però per l'ufficialità manca appunto qualcosina e ripeto, Depay dovrebbe giocare la prima di campionato con la Sampdoria a Genova, perché Allegri ha detto chiaramente alla dirigenza, io ho bisogno di un altro attaccante. Non posso più aspettare, quindi arriva bene, i cherubini faranno di tutto e di più per portarlo alla continenza a fare le visite mediche e secondo me l'affare si chiuderà a borse chiuse, lo sappiamo come opera anche il nostro John Elkann, che gli piace fare tutti questi schizzi di titoli in borsa, no? Quando la borsa è chiusa e quindi è molto probabile che succeda così. Anche con Costi, se vi ricordate, lo prendemmo a borse chiuse, poi dopo venne ufficializzato a inizio settimana, mi sembra lunedì o martedì. Appunto facendo le visite mediche, la firma, la presentazione e via discorrendo. Quindi notizie molto liete, devo essere sincero, perché Depay potrebbe consentirci finalmente di fare il salto di qualità là davanti e obiettivamente tappa il buco lasciato da Di Maria, perché Di Maria adesso non c'è, noi abbiamo bisogno di un attaccante che possa svariare su tutto il fronte offensivo. Altra nota positiva per la partita con la Sampdoria è che Kostic partirà da titolare, ovviamente non avendo molte alternative, abbiamo bisogno di una freccia che spinga su quella fascia lì. Ha già dimostrato di essere molto molto promettente con lo scampolo di partita che ha fatto, mi sembra 30 minuti col Sassuolo. È un giocatore che non tira mai dietro la gamba, punta sempre l'uomo sulla fascia e butta dentro palloni velenosissimi. E se noi siamo bravi a occupare l'area, non all'Allegri, ma buttandoci con tanti uomini dentro l'area a grappoli, sono tutti gol che potrebbero arrivare, perché se tu vai su quei palloni vaganti, su cross tagliati veloci come quelli che fa Kostic, la percentuale di realizzazione aumenta perché noi abbiamo comunque dei giocatori in grado di inserirsi in maniera letale in area, tra questi anche Vlahovic, alle volte McKennie, Locatelli, non dimentichiamolo, e Zaccaria, tutti i personaggi, tutti i calciatori che hanno nelle leve, nelle loro corde, queste tipologie di movimenti. Ecco, l'altra notizia che vi volevo dare, inedita, appunto uscita probabilmente da qualche ora fa o anche meno. La Juve sta per ufficializzare un baby fenomeno, un baby colpo, ha detto anche di Sky, con Giovanni Guardalà, potete verificare anche la fonte, e si chiama Tommaso Mancini. Ok,
Ok, quindi diciamo che abbiamo vinto la concorrenza del Milan, che lo voleva appunto prendere, e quindi questo vuol dire che era un buon giocatore, perché se Pioli ha fatto il suo nome per prenderlo, creato in classe 2004, vuol dire che lo vedeva già in prospettiva un giocatore funzionale per il progetto giovani e da inserire nella prima squadra, perché Pioli, avete visto, con tutto lo staff, anche Maldini, non disdegna nel lanciare giovani molto molto promettenti anche sotto i 20 anni, quindi ecco. La Juve però ovviamente non lo metterà nella prima squadra, lo farà esordire nella primavera, nell'anno 19 e poi successivamente nell'anno 23, molto probabilmente. Quindi staremo a vedere se è un ottimo prospetto, ovviamente qualora dovesse essere un grande campione o comunque uno che promette molto, chissà che non abbia anche qualche speranza di darci una mano in prima squadra ogni tanto. La cosa che ecco più mi preme è che è un 18enne e veniva dal Vicenza, quindi non è che ha masticato un calcio di alto livello, quindi... Insomma, questa è la notizia, quindi stiamo per ufficializzarlo, è un altro di quei colpi ovviamente che passa in sordina, però ecco, ci tenevo a darvi anche questa informazione. Allora, tornando a noi, adesso la Juve deve dimostrare di che pasta è fatta, perché Juve-Sassuolo ovviamente l'abbiamo visto tutti, io non ho voluto mettere il coltello nella piaga, perché lo sapete anche voi quello che penso, la vittoria è stata molto casuale, cioè non è stata una vittoria schiacciante, anche a livello di proposta di gioco è stata una vittoria venuta per giocata estemporanea di Di Maria. Ecco, quindi io sono preoccupato che andando a Genova amarassi in uno stadio caldo che storicamente si è sempre dato fastidio e abbiamo sempre rischiato di perderlo o pareggiare, potrebbe incappare in una partita un po' complicata, perché se Allegri in settimana non dà dei dettami di gioco e non in qualche modo non crea verticalizzazioni, non crea triangoli, non mette a posto in ogni posizione e nei loro ruoli naturali i giocatori, fai fatica con tutte le squadre, perché le altre squadre che ti affrontano, piccole o grandi, hanno i giocatori nel loro ruolo, sanno esattamente cosa devono fare in ogni contesto della partita, che posizione di campo prendere in difesa, a centrocampo, in attacco, e soprattutto sanno cosa devono fare sia sotto di punteggio sia avanti di punteggio. E loro, a prescindere dal risultato, portano avanti il loro spartito. Quindi, ecco, la Juve non funziona così, va avanti di individualità. Quindi Allegri, invece di prevenire, piuttosto che curare, lui vuole curare. Cioè, prima butta in campo i giocatori alla boia di un Giuda, poi dopo sistema in corso d'opera. Cosa che ti è andata bene col Sassuolo, perché è stato il cooling break, e perché il Sassuolo aveva tutte riserve o quasi, aveva fuori. Raspadori che è entrato dopo, Scamacca è andato al West Ham, Traoré infortunato, aveva Pinamonti che è entrato dopo, poi c'aveva Maxi Lopez, ci aveva purgato l'anno scorso in casa 1-2 al 95esimo, fuori, cioè aveva una squadra rimaneggiatissima, e quindi abbiamo vinto col Sassuolo B. Detto questo, ecco, senza Di Maria non abbiamo la possibilità di correggere gli errori e le defezioni e le lacune che abbiamo in campo, perché Di Maria, messo in quella frazione di campo in cui è stato messo da Allegri, era talmente più forte dei giocatori del Sassuolo che ha puntato soltanto a fare che cosa? Giocare di astuzia, di rimessa, mettersi in una posizione, un fazzoletto di campo in cui poteva intercettare palloni velenosi, magari dal lato di un giocatore scarso del Sassuolo, e poi riparteva in contropiede. E i giocatori della Juve si sono mossi diciamo condizionati dai movimenti di Di Maria, cioè in funzione di quello che faceva lui. Cioè, questo non vuol dire giocare a pallone, vuol dire giocare alla sperindio, e quindi questo non lo puoi fare con tutti, e non lo puoi fare con la Sampdoria perché non c'è Di Maria. Quindi con la Sampdoria cosa farà Allegri? Probabilmente butterà tutto quello che ha su Kostic, tutte le fiche su Kostic, è arrivato, è nuovo, buttiamogli lo zaino pesante sulle spalle, vai, che va lui, fa tutto lui, tranquilli, ci pensa Kostic, tanto è in balia dell'entusiasmo, farà 10 cross, 2 andranno in area e finiscono sulla testa di Vlahovic e vinciamo. Cioè, io vorrei che oltre a questa metodologia di partite, Allegri studiasse qualcosa di nuovo. Lo chiedo veramente in ginocchio, con le mani così, a mo' di preghiera di monaco, perché non si può più dare che giochiamo in questo modo. Siamo alla Juventus, tra l'altro c'è anche Landucci che è un ottimo vice, e c'è il tattico Bianco che secondo me è un allenatore. Oltre a essere un tattico, può fare anche l'allenatore. Può aiutare Allegri in tante decisioni, e quindi io mi auguro che piano piano, zitto zitto, con qualche pizzicottino ad Allegri, riusciamo a cambiare la metodologia di gioco, piano piano, ripeto, perché a sprazzi si è visto qualche miglioramento col Sassuolo, però nei momenti di difficoltà, soprattutto quando sono andati giù certi giocatori importanti, siamo ritornati a giocare col 4-5-1, col 5-4-1, abbottonati,
con la salopette addosso e chiusi. Quindi ecco, questo è quello che mi preoccupa. La partita con la Sampdoria, ovviamente Pogba e Di Maria non ci sono, e McKenny probabilmente, non so, è acciaccato, quindi non credo sarà della partita, e poi ovviamente più o meno i giocatori sono quelli, e vediamo se ci sarà qualche spazio anche per i giovani. Penso giocherà Fagioli, quindi insomma bisogna assolutamente fare di necessità virtù e portare a casa 3 punti, almeno in questo momento di difficoltà con gli infortuni. Però poi dopo dobbiamo darci una svegliata e cominciare a giocare da Juve. Ditemi la vostra, ragazzi, è stato un bel pollice d'alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila, ciao a tutti.